Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a una nuova puntata di Europa Universalis 4. Proviamo un attimino a proseguire rispetto alla partita che abbiamo fatto l'ultima volta, dove abbiamo conquistato praticamente tutta la Serbia. E vediamo un attimino come fare adesso, perché dobbiamo mantenere questo territorio che purtroppo, essendo stato appena conquistato, adesso non abbiamo neanche abbastanza punti amministrativi per poter integrare questi tre paesi, la Serbia, Umm e Raška, se così si pronuncia, per cui dobbiamo mantenere l'esercito qui nei dintorni. Intanto vediamo che mestamente, credo che abbia fatto delle gran belle conquiste. Gli ottomani stanno tornando a casa dopo aver combattuto contro Napoli, Aragona, la Castiglia. Se ne stanno tornando a casa. Allora, quali sono i nostri programmi? Allora, noi dobbiamo innanzitutto mandare avanti il tempo quanto più possibile. Napoli ci dice, vabbè, che l'accesso militare non gli serve più, per cui lo revocano, ma non ci interessa. Dobbiamo fare quanto più potere amministrativo possibile. Intanto, ecco, già abbiamo la possibilità, gli diciamo immediatamente, di spendere questi 30 punti amministrativi per iniziare l'integrazione. Ok. Anche Aragona ritira il suo permesso. Allora, una cosa che vorrei fare è quella di integrare... Eccolo qua, annettere il vassallo. Lo facciamo, che così vediamo un pochino cosa ci è possibile anche fare adesso. Abbiamo forti possibilità che accettino, per cui ok. Adesso dobbiamo aspettare, dunque, quanti punti ci servono qua? 40 e per la Serbia ce ne servono 80. Allora, faremo come prima cosa forse la Serbia. L'esercito vorrei tenerlo qua, per cui aspettiamo questi 80 punti. Ci servono un po' di mesi. La flotta qua, che cosa abbiamo esattamente come flotta? No, allora, dammi la flotta! Ah no, non la posso vedere. Ok, finché non è mia. Fermo. Allora, integrazione fatta. Perdiamo 10 punti di tradizione repubblicana, ma chi se ne frega. Nasso è nostra attualmente. Abbiamo una galea e una cog, va bene. Io vorrei cambiare la cultura da greca a lombarda, giusto perché così avremo meno malcontento probabilmente. E quindi facciamo, spendiamo questi 75 punti diplomatici e in 36 mesi cambiamo completamente. Speriamo di non creare problemi in questo modo. Ok, cosa abbiamo? La Francia ci chiede alleanza. Allora, vediamo un attimo. Dunque, intraga con la Svizzera e con la Toscana. Però è già alleata con Siena, Milano. No, allora per il momento non accetterò. Wow, che bello. Sì, voglio altri 2,50 di mercantilismo, molto bene, aumentiamo anche il mercantilismo, che è sempre ottimo perché è un qualcosa che durerà per tutta la partita in pratica, in base a... cioè gli eventi, se non cambiano gli eventi, il mercantilismo è sempre buono. Visto che abbiamo anche un bel po' di soldi, io comincerei, contando, aspettate che io non ho missioni, vero, attive adesso... Ah, devo aumentare solo il mio prestigio, ok. Allora, io intanto voglio costruire i templi che aumentano decisamente gli introiti dalle tasse. E lo facciamo magari in alcuni di questi paesi. Diamo il via un attimo, Verona, Brescia già ce l'ha. Venezia anche, nel Friuli manca, per cui lo facciamo subito. Mancherà anche in Istria, ma poi lo facciamo man mano. Per il momento direi che abbiamo dato il via. Guadagneremo un bel po' anche dalle tasse fra poco. Abbiamo solo 20 punti amministrativi. Ah, cazzo, è vero, perché si spendono punti amministrativi. Ho fatto una cazzata a fare tutta sta roba, ma non importa, dai. Aspettiamo un attimo.
Devo arrivare ad averne 80 punti amministrativi per la Serbia e 40 per cui preferisco prima fare la Serbia, ok? Abbiamo un rischio rivolta che è altissimo perché abbiamo un 58% e non c'è modo attualmente di poterlo abbassare. E non essendo cattolico, ma essendo ortodosso, non posso cambiare cultura, ma per il momento va bene, dai, d'accordo così. Ok, va bene, qua era inutile mandarlo, un diplomatico, perché siamo comunque visti malissimo. E gli ottomani però sono fortissimi, ragazzi, cioè io ho paura, onestamente. Una volta che avrò conquistato forse più territori anche qua, in Ungheria, probabilmente potremmo iniziare a parlare a degli ottomani, ma ora come ora... Sono veramente tosti. Ale, abbiamo abbiamo dei ribelli. 8.000 uomini. Ci mandiamo immediatamente il nostro esercito a debellarli. E vediamo, perderemo un po' di tempo anche a sedare queste ribellioni, ma d'altronde siamo in negativo. Stiamo perdendo una quantità di uomini indecente. Porco cane. Purtroppo, ragazzi, è così. Guadagno uno di stabilità. Questo è ottimo in questo momento. Ok, abbiamo vinto. Ma abbiamo perso veramente tanti uomini. Come siamo messi? Abbiamo 60 punti. Dai, cazzarola, ne sono venuti fuori ancora. Vabbè. Adesso però sono loro in negativo. Hanno loro malus. Dovremmo farcela. Però spero di non perdere troppe unità. Ok. Stiamo un attimo fermi qui affinché si ristabiliscano un po' le nostre truppe adesso. Dai, arriviamo a 80, per favore. Voglio mettere fine a questa cosa. Dai, un mese ancora. Un solo mese. E ce la facciamo. E avremo gli 80 punti da spendere qua per... Ok. Facciamolo immediatamente. Quindi prima possibile anche la Serbia sarà sotto il controllo di Venezia. Adesso ce ne servono altri 40 di punti per l'ultima regione. Dopodiché... saremo a buon punto. Qua intanto... Oh cazzo. Generale... Il nostro generale è morto. Allora, il generale è troppo utile, lo dobbiamo prendere immediatamente. Cazzo, una porcheria di generale. Vabbè, non importa. Vabbè, ce lo mandiamo intanto. E il generale lì c'è. Avremo la possibilità di prenderne un altro e potremo sfruttarlo, a dire il vero, nella nostra flotta, eh. Comunque, allora, acceleriamo ulteriormente il tempo. Qua presto queste strutture intanto saranno pronte. Ok, l'esercito si è ristabilito. Cazzarola. Ah, ok, un cardinale è diventato dell'Inghilterra. Va bene, d'accordo. Va bene, non vedo questa cosa come potesse interessarci, ma... Ah, ok, è diventato un cardinale attivo uno dei nostri, finalmente, viva. Dove possiamo spendere punti noi adesso? Direi su questo qua di Napoli, che ne hanno 18 punti ed è quello più basso, intanto gli spendiamo un po' lì, tanto per... Allora, abbiamo i punti, 40 punti ce li abbiamo, perfetto, adesso abbiamo fatto completamente, stiamo prendendo completamente possesso di questi territori, intanto sono pronti questi altri edifici, li abbiamo finiti di costruire, adesso le tasse... Perché cazzo? Ho guadagnato uno di stabilità e la perdo anche così. Vabbè. Ho perso stabilità, ritorniamo a zero. Rischio rivolta è comunque altino. Volevo vedere, adesso dovrei guadagnare anche un qualcosa di più proprio per le tasse. Sì, siamo aumentati. Se costruiamo questa cosa un po' dappertutto, aumenteremo parecchio i nostri introiti. Nuove elezioni, allora non possiamo permetterci di perdere altra tradizione repubblicana, per cui ci prendiamo questo Simone Rizzo.
E una volta che avremo finito di conquistare quindi questo territorio, andremo a accumulare altri punti amministrativi per potenziare la nostra tecnologia religiosa, diciamo così, tecnologia, la nostra ricerca religiosa. Intanto vediamo di sbloccare la pausa perché altrimenti non ne veniamo fuori. Io l'esercito lo lascio qua giusto perché è stata la regione che ha creato più problemi. Fammi un po' vedere a livello dell'economia. Un bilancio tutto sommato mica male, contando che stiamo mantenendo molto al massimo l'esercito e abbiamo forte perdite grazie alla sovraestensione che sicuramente abbiamo. Vediamo un attimo, dov'è che la vediamo il discorso sovraestensione? Eccolo qua anche. Abbiamo decisamente una forte sovraestensione, per cui non ricordo più ora dove vado a guardarla, però fra un po' alcuni territori saranno già annessi. Oh, che bello. Allora, già una è stata. Perfetto, già due sono state tre, perfetto, ok. Siamo. No, che cazzo è successo? Oh, cazzo, è morto questo. Allora. Porca vacca. No, questo mi costa troppo, cazzo, avrei avuto bisogno di questo. Vabbè, dobbiamo per forza di cose prendere questo, che ci dà un più 10% al morale della flotta. Non è il massimo, però. Avrei preferito quello che mi dava più commercio, ma non importa, va bene. A livello diplomatico è bene avere qualcuno, insomma. Presto sarà anche questa nostra. Perfetto. Il nostro esercito adesso lo possiamo. Dove cazzo ci sono i ribelli adesso? Sono venuti fuori dei ribelli. Ecco, proprio lì dove non ce n'era necessità. Andiamo. Andiamo a far fronte anche a questo problema. Ok, stiamo perdendo una quantità di uomini indecente, ma vincere vinciamo, non è un problema. Ok, d'accordo. Vediamo di ristabilire un'altra volta le nostre truppe. Allora, dov'è che abbiamo il rischio di rivolta? Adesso si dovrebbe essere abbassato, ma no, non così tanto. Abbiamo a Z, un rischio ribellione, quindi spendiamo un po' di punti militari per abbassare quantomeno un pochino la percentuale. L'unica saranno veramente le conversioni, non vedo altra soluzione. Per diminuire questo rischio. Allora, guardiamo un attimo. Le nostre idee. Abbiamo bisogno di 400 punti per passare alla prossima. Avremo un missionario in più e la cosa non mi dispiacerebbe, per cui aumentiamo anche la velocità del tempo. Io voglio. Oh, perfetto. Abbiamo la cultura longobarda a Nasso. Eccola qua. Per cui qua non dovremo avere problemi di sorta. Con ribellioni o quant'altro, nonostante avrei potuto mantenerle quella greca, perché comunque non credo ci sarebbero stati grossi problemi. Però qui spostiamo i nostri uomini dove magari ci potrebbe essere più bisogno. E in realtà valla a sapere, perché qua è un cazzo di casino ognuno. Dovrei aumentare la stabilità, però spendere potere amministrativo ora come ora non è assolutamente il caso. Voglio aumentare con le nostre idee religiose adesso, eh. È il caso di pompare quello. Vai veloci. Intanto potremmo investire in altre costruzioni, per esempio in Dalmazia. No, aspetta, 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 perché questo ci costa 10 punti amministrativi. No, assolutamente. Ok, la Francia ha tolto l'accesso militare, va bene. Ok, quantomeno adesso non abbiamo più spese di. La
l'accesso militare alla Bretagna, va bene, non abbiamo più spese di sovraestensione, fra poco. Ok, la Serbia anche è diventata nostra, perfetto. Oh, bene. Questa è un'ottima notizia. Cioè, praticamente hanno accettato la nostra cultura. E quindi diventano leali a noi, in pratica. Ok. Dovremmo avere un po' meno problemi, probabilmente. È calato tanto. Cosa succede? Allora, qua possiamo scegliere se guadagnare soldi e perdere un po'. No, guadagniamo 15 di Papal Influence, che sono punti comunque che arrivano in più, ragazzi. Per cui sono punti che possiamo spendere alla faccia del cazzo. Vabbè, dai, non siamo così distanti comunque. Grazie a questa mossa probabilmente ci diventiamo controllori, infatti. Esatto, così è successo. Ok. Perfetto, allora. Anche abbiamo integrato anche Raska. E io devo capire questo simboletto che cosa vuol dire. Allora, vediamo un po'. Adesso non abbiamo più, esatto, la diplomatic reputation sta abbastanza bene. Avremo la possibilità di fare nuovi alleati, comunque sia. Abbiamo Urkavak, perdiamo prestigio. Cazzo, come se ne avessimo già poco. L'unica è aumentare la stabilità, però non ora. Ok, allora però fatemi capire dove c'è questo rischio alto di rivolta. Bosnia, Serbia, Kosovo, vabbè, insomma, in questa zona qua, per cui teniamo l'esercito in posizione. Ci stiamo avvicinando nel frattanto ai 400 punti amministrativi. Questo vuol dire che la nostra idea presto sarà portata avanti. Siamo andati con velocità proprio a palla, eh. Sono passati parecchi mesi. Però non vedo altrimenti. Quando aumenterà poi la tradizione repubblicana? Porca miseria, ferma tutto, cosa sta succedendo? Allora, preferisco Base tax. Ok. Allora, continuiamo Urbano Rovigo. Continuiamo a puntare così per non perdere troppi punti repubblica sì, tradizione repubblicana. Ok, siamo a 400 punti, ragazzi, per cui spendiamo per un nuovo missionario. Ok. Abbiamo un nuovo missionario che potremmo anche mandare adesso. Per esempio, non lo so. Oh, cazzo. Oh, porco cane. Perdiamo uno di stabilità. Qua è molto dura da decidere. Però piuttosto che a Naso. Ma sai che potrei quasi quasi sbarcare a Naso, quasi quasi con i miei uomini, piuttosto che perdere uno di stabilità. Allora, facciamo così. E vediamo intanto come finisce questa battaglia. Io prendo il mio esercito, lo porto a Ragusa, lo imbarco eventualmente. Ah, intanto visto che ho un missionario in più, vediamo di cominciare. Vediamo di cominciare. Io per esempio comincerei con la Serbia. Contando però che avrò meno tasse. Però ho avuto quel bonus. Proviamo, dai. Ci impiegherò. Mamma mia. Quanto tempo è che ci impiego? Perché. Ma lo 0% di progresso? Perché adesso qui ho lo 0% di progresso? Qualcuno me lo spieghi?
No, dovrei riuscire comunque. Che vorrei capire quanto tempo ci impiego. Allora, aspetta un attimo, da qua dovrei vederlo. Serbia. Eh no, invece. Ho proprio lo 0%. Vabbè, qua ho perso e abbiamo capito. Allora, imbarchiamo queste truppe e le portiamo immediatamente. Già dovrebbero essere sufficienti comunque, queste 10.000. Perché qua abbiamo zero? Perché in teoria dovrebbe essere. Che nuova idea possiamo fare? Ah, quella del commercio. Diplomatico. Beh, sì. Direi di sì. È aumentato anche un diplomatico. È aumentato, bene. Abbiamo un diplomatico in più. Non so cosa ce ne facciamo di tutti questi cazzo di diplomatici. Allora, ok, stavo controllando un attimo una cosa, però io devo capire perché a Corfù ho uno 0,1%, mentre qui no. E allora nulla, annulliamolo semplicemente, cosa vi devo dire? Non serve, devo per forza. Allora, cos'è che potrei convertire però? Perché queste sono proprio cattive. Allora, facciamo così. Facciamo Z, che abbiamo già più probabilità. Ok. Abbiamo un 1,2%, dai. Ok, qua ha più senso. Dall'altra parte dobbiamo aspettare. No, altri, porca vacca. Va bene, dai, ok. Non è un problema, qui ne abbiamo 11.000, però aspettiamo Nasso. Aspettiamo Nasso. Che con questi 11.000 non so quanto, come e perché. Ok, qua siamo siamo sbarcati, ci stanno già facendo il culo. Madonna, ma ne stiamo perdendo così tanti, ragazzi? Dai, per favore. Ok, abbiamo vinto. Reimbarchiamo. E vediamo di far di nuovo sbarcare. Qui io spero di avere la possibilità di. Allora. Vediamo di. Assoldare un paio di reggimenti, magari. Ok, giusto perché è il caso. Il rischio di rivolta è comunque altissimo a causa proprio di sto discorso della religione. Vediamo un po' di migliorarle la questione. Ecco, comunque, ragazzi, questo è un attimo il discorso. Adesso bisogna solo accumulare tanti punti amministrativi. E vedere di convertire piano piano. Orca vacca. Vabbè, io perdo sti punti diplomatici. Non voglio perdere stabilità. Che già è critica la cosa. Vado in negativo. Allora, qua uniamo. Ci spostiamo fino a qui, magari. E aspettiamo. La Morea, cosa vuol dire? Ah, ok, sì, i claim che avevo, d'accordo, va bene, non è un problema. Il casus belli con queste due cose non mi interessano, non mi interessano. Allora, aspettiamo un attimo che qua si ripiglino un po' delle truppe.
Dopodiché attacchiamo in maniera pesante. Tanto per il momento siamo messi abbastanza. Qui quanto 15 mettiamo? Gennaio 1497. Vabbè, 7 anni, tutto sommato Z non ci vuole tanto. Diminuiremo quindi un pochino il rischio di rivolta, quantomeno. Abbiamo un cardinale che non è più fedele, vero? Porco cane. Vabbè, questi punti adesso aspettiamo un attimo prima di distribuirli, vediamo un attimo. Allora, ok, siamo quasi pronti per attaccare e riprenderci. Cazzo, hanno già tirato giù le mura qua, eh? Hanno già tirato giù le mura. Vabbè, fra un attimo. Ok, attacchiamo. Ok, per un attimo siamo stati in vantaggio, anzi siamo in vantaggio nonostante tutto. Perfetto, abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Allora, ok, abbiamo visto che non è facile mantenere un territorio con religione diversa, nonostante abbiamo scelto l'idea giusta. Vediamo un attimino adesso cos'è che si può fare, nel senso che dobbiamo assolutamente migliorare questo discorso della religione. Adesso noi punteremo fondamentalmente a questo. Io, come sempre, ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Datemi i vostri suggerimenti, datemi i vostri consigli. Purtroppo è un po' più lento questo gioco rispetto ad altri. Voi già lo sapete, chi sta giocando a questo gioco sa come funziona. Datemi comunque i vostri suggerimenti, datemi le vostre idee. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima, ragazzi! Ciao ciao!